Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccoci qui di nuovo con la rubrica in HD sul mio canale. Oggi è un video molto particolare perché abbiamo due ospiti fantastici innanzitutto. Partiamo dalle ladies con Teresa Capasso. Lei è una fotografa fighissima. Cioè, ma tu devi essere il lavoro, come è vero? Tu devi fare una modesta, dire mangiare. No, perché... ma che modesta, no? Figa, la migliore. È bravissima, è bravissima. E dall'altra parte abbiamo un attorone doc. No, ma che dici attorone? No, assoluta. Invece lui ci crede tantissimo. Che segno hai fatto? Così facciamo gasare i nostri followers. Beh, se li vogliamo gasare è Sensei. Esatto, nel caso di Sensei, ragazzi, no. Di Gomorra. Sensei è l'ultimo episodio, no, il vlog, dai. Sensei è l'ultimo, quello che deve uscire il 9 giugno. Ah, quindi c'è la premiere. C'è la premiere. Wow, adoro. Ma perché siete qui? Perché siamo qui? Progetto fantastico. Ho fatto un progetto fighissimo, ho detto, no ragazzi, dobbiamo farci per forza un video perché dobbiamo raccontare quante cose fighe abbiamo fatto. Allora, innanzitutto... abbiamo messo insieme? Sì. Il business e l'arte. Sì, che dite, non c'entrano niente con l'altra. Così, apparentemente non c'entrano nulla. E invece, allora, è difficile un po' spiegare quello che abbiamo fatto, però diciamo che abbiamo usato i nostri talenti, in un certo senso quello che ci piace fare, in generale le nostre passioni. L'arte, la fotografia, la recitazione. Per aiutare a rafforzare lo spirito di squadra all'interno di un'azienda. E funziona, certo. Tipo, tu che hai fatto? Io ho portato. Ho portato la mia competenza nella fotografia. Io uso la fotografia nella mia ricerca artistica. Ecco, tutti col fiore. E l'azienda in questione ha usato la fotografia per creare un'immagine che avesse due finalità. Una, quella di portare una parte di sé nella comunicazione all'esterno attraverso questa fotografia, e l'altra invece è quella di scoprire qualcosa di sé che nemmeno loro conoscevano attraverso il mezzo fotografico. Questo nel business li ha aiutati, almeno spero, e dai feedback che abbiamo avuto pare ci siamo riusciti, una qualità in più. Diciamo che per semplificare un po' anche agli ascoltatori quello che abbiamo fatto, sono stati dei mini workshop, se vogliamo, dei giochi. Mm-hmm. Quando tu mi hai detto, tra l'altro, che la tua stazione si chiamava Wealth is better than selfie. Io davo per scontato l'idea del classico selfie, così invece questi ragazzi hanno fatto delle opere d'arte. Vero. Cioè, addirittura hanno fatto la parodia dell'ultima cena. Dell'ultima cena di Natale. Adoro, col capo come Gesù Cristo. Esatto. Bellissima. Bellissimo il lavoro che hai fatto. E tu che hai lavorato sull'improvvisazione, gli applausi della stanza dove ha lavorato Gennaro sono arrivati fino alla mia. Ma ci siamo divertiti tantissimo. Ma racconta la parrucchiera, ti prego. Praticamente noi abbiamo lavorato sull'improvvisazione. L'improvvisazione è mettere in scena qualcosa di non scritto. Già è difficile mettere in scena qualcosa di scritto, figuratevi a mettere in scena qualcosa di non scritto. Per cui venivano chiamati in questo spazio che avevamo a disposizione, potevamo uscire anche fuori all'aperto, qui siamo in uno spazio meraviglioso a Foglio, e a trattare dei temi. Magari, dicevo, un'improvvisazione deve concludersi con un abbraccio, quindi i ragazzi erano completamente, senza nessun tipo di supporto, dovevamo inventare una storia. Nello specifico, nel caso della parrucchiera, ho messo tre ragazzi e una ragazza dal parrucchiere, dovevano fingere di essere quattro donne a sparlare di gossip, no? E abbiamo lavorato tanto sull'attesa, sul silenzio, far accadere le cose, invece di avere sempre quell'ansia di fare, no? Di mettere carne su carne. E sono uscite delle battute geniali, tra cui un ragazzo a un certo punto, mentre stavano in silenzio, faceva la signora così. Allora, ovviamente sono dei ragazzi che lavorano in azienda, molto seri, molto professionali, hanno vissuto il loro imbarazzo e durante il silenzio uno di loro ha fatto "Ah!" E tutti si sono girati perché? Ma tirati i capelli! E poi niente, parlavano del più e del meno, capito? E parlare del più e del meno, senza avere l'angoscia di dover riempire lo spazio, il vuoto, è per tutto una regola fondamentale a teatro, quella di dare lo spazio all'altro di esserci, no? E
e soprattutto è un modo straordinario per far nascere delle cose che non ti aspetti, che non hai deciso. Ok? A volte ciò che, quando decidiamo, ciò che deve avvenire è molto meno sorprendente di quello che invece, che cosa sto dicendo, è una cosa difficilissima. Adoro! Comunque è stata un'esperienza meravigliosa. Siamo talmente logorroici che è finita la memoria. Sì, diciamo, con i ragazzi abbiamo lavorato più sul togliere la maschera che mettere su un personaggio, no? Che in azienda si è abituato ad essere sempre accelerato, ad essere sempre... E a rivestire un ruolo. A rivestire un ruolo e a dimenticarti quanto invece sei insostituibile e unico. Ecco, attraverso la recitazione e l'improvvisazione ti ricordi quanto tu sia unico. Wow! Io direi, e anche tu! Wow. Io direi che la cosa essenziale che è emersa è che veramente si può unire due discipline così diverse come quella del mondo del business e del mondo dell'arte, con artisti come noi che hanno voglia di mettersi in gioco e di mettere il proprio lavoro a disposizione degli altri, e i ragazzi, o in questo caso i ragazzi che lavorano in questa azienda, hanno avuto l'apertura mentale di affidarsi a noi, a delle competenze di cui non avevano idea. Attori, fotografi, io ho aggiunto il trash invece. Tu hai aggiunto il trash? Eh sì, perché sono messa a fare gli youtuber. Ci ho fatto la stazione, ragazzi. Con ottimi risultati. Ragazzi, ho costretto dei ragazzi di azienda a fare gli youtuber, ma proprio di quelli beceri, però, attenzione, non gli youtuber wannabe chic. No, ho fatto proprio le becerate. Sono uscite delle cose fighe. Meravigliose. Divertentissime. Cioè, allora, già il fatto che non si possono vedere purtroppo. Però due gruppi su sei, vi dico solo che li ho contagiati con trash, perché hanno fatto due canali a tema luxury aesthetic. E si sono messi a fare le cose piscina, ricanza, perché siamo qua in questa meravigliosa magione in campagna. Loro sono subito gasati col benessere. Poi ce n'è un gruppo che hanno fatto gli imbucati al matrimonio, cioè il loro format era quello, e sono gasati talmente tanto che hanno fatto più video, quindi se state guardando vi saluto. Beh, comunque in realtà perché questo video, che sembra solo noi che cazzeggiamo, diciamo quanto siamo figli, sembrava un po' brinacchi in realtà, sì. Però... No, in realtà siamo molto stanchi, questa siamo stanchi. No, siamo così. Siamo così, però no, ne va. Però l'idea figa, proprio secondo me, che può passare e che attraverso questo video è che le potenzialità di quello che si fa, di quello che ti piace fare, può contagiare veramente gli altri in un modo positivo. Cioè anche il fatto che si mettevano tutti in giù, tipo quando hanno detto adesso vuoi fare degli youtuber, tutti no, che schifo, aborro. Una tizia ha detto io su YouTube guardo solo i tutorial di Excel. Poi in realtà era una delle più queen, cioè... Ma perché in realtà si dimenticano di avere delle potenzialità. Che poi cioè, si scoprono. Qual è la differenza? Prima la nostra collega diceva, non è che noi siamo artisti, questa idea romantica dell'arte, è che noi lavoriamo su certi argomenti, sulle emozioni, sulla creatività, ma è una cosa ci alleniamo di default, quello che sappiamo fare. Hanno tutti i bambini. Okay, il gioco, la creatività, l'immaginazione, ovviamente scegliendo un percorso aziendale più strutturato fanno fatica a ricordarselo tutti i giorni e devo dire che hanno avuto un'idea geniale, combinare business e arte. Beh, comunque ci siamo divertiti un sacco, abbiamo fatto Pandoria tra l'altro, ci sarebbe dovuto essere un vlog ma poi ho deciso che era troppo compromettente. Io ho dei video compromettenti. Abbiamo tutti delle storie su Instagram compromettenti. Ma tanto durano solo 24 ore. Io ne bello. Io ricordo che a un certo punto eravamo lì che facevamo Rocky verso le 2 di notte. Ah, quella l'ho pubblicata io perché faceva troppo ridere. Sì. Vabbè, comunque, ragazzi, che dire, quello che vogliamo dire anche a voi è molto spesso non è necessario concentrarvi su quello che sapete fare, a volte basta il minimo stimolo per tirare fuori qualcos'altro, anche dagli altri. Ma non solo noi che tiriamo fuori le cose dagli altri, perché anche loro hanno tirato delle cose. Ma tantissime. Tanto. Era uno scambio continuo, se sei aperto. Una figata. E comunque è una figata essere il video di Matteo Fumagalli. Matteo! Ma io sono qua con la best photographer in the world e con l'attore di Sense8, però loro si prostrano ai miei piedi, ragazzi. Un calzino. Ciao ragazzi, ciao. Aspetta il prossimo video. Oggi era un video un po' più particolare, così tornerò a parlare di libri trash e non. Bacione. Ciao.